Avete fatto fare un lavoro non propriamente corretto sulla vostra macchina, non vi siete fidati alle persone giuste? Guardate questo video, vedete un attimo che cosa riusciamo a fare a sistemare le cose sbagliate. Amici, bentornati presso l'officina 9000 giri e lavorazioni autosportive. Come premesso, mh, oggi abbiamo una golf GT 7.5 eh, che ci è stata portata da questo cliente che ha fatto fare una, diciamo, un'elaborazione <coughs> presso un altro, eh, un altro centro, un'altra un officina. Purtroppo Vedendo un po' quello che è stato fatto, eh, da un punto di vista tecnico ci sono un po' di errori, quindi la macchina ovviamente come sempre accade eh, ce la portano, tanti clienti ce le portano per eh, iniziare da zero e quindi fare un'elaborazione con una determinata logica. Purtroppo, per fortuna per noi, questo dipende sempre, purtroppo per i clienti e per fortuna per noi, spesso accade che i clienti fanno fare dei lavori da centri non propriamente specializzati vengono fuori dei problemi e poi da chi vanno vengono da noi per cercare di mettere a posto le magagne. Noi consigliamo ai clienti, ma non è che ci siamo solo noi, ci sono tanti centri specializzati che lavorano bene, però almeno affidatevi ad una gente competente in maniera tale da non eh, duplicare i costi, duplicare i tempi e magari anche col rischio di rovinare la macchina. Venendo nello specifico, quindi dicevamo Gol GT 7.5, non mi dilungo sulle caratteristiche della macchina perché penso che tutti la conosciate. Quello che il cliente ha fatto fare diciamo è sostanzialmente una modifica integrale della linea di scarico quello che è stato fatto è ehm, creare una linea diretta praticamente soprattutto nella parte anteriore qui sulla parte anteriore c'è questo tubo che è stato ehm, sostituito al tubo precedente questa macchina essendo una macchina abbastanza recente ha ovviamente il catalizzatore questo è evidente ma anche l'opf l'opf è il sistema sui benzina analogo ai diesel eh, con il filtro antiparticolato in sostanza quindi eh, svolge la stessa funzione eh, loro cosa hanno fatto hanno tolto tutto hanno tolto catalizzatore hanno tolto PF hanno lasciato il centrale e avevano montato quello che adesso noi abbiamo tolto un tubo finale diretto il problema due problemi uno che da un punto di vista tecnico, andare a togliere il catalizzatore, cioè mettere uno scatalizzatore si faceva tanti tanti anni fa sulle vetture con un'unica sonda, eh, una unica, unica sonda lambda, quindi fino agli Euro 3. Dopodiché noi lo sconsigliamo in maniera assolutamente eh, decisa perché ovviamente togliendo il catalizzatore si accende la spina motore e ovviamente la macchina, al di là di un discorso tecnico che si decomprime lo scarico, la macchina non passa più le revisioni. Quindi assolutamente se vi consiglio di togliere il catalizzatore, mh, cagata galattica, come, come direbbe il, 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 il principe di Edimburgo. Eh, al di là di questo andando a togliere quindi il catalizzatore è più a monte. Qua c'è un cer cera un barilotto lungo 20 25 cm che è appunto questo OPF che va a silenziare tantissimo tutto quello che è il sound da questo punto indietro. Quindi l'abbiamo già mh, testato tante volte. Noi ad esempio anche l'OPF su macchine recenti non lo tocchiamo, ci muoviamo da questo punto indietro, andiamo a togliere il Silenziatore centrale e possiamo mettere il tubo diretto perché ovviamente l'OPF, essendo molto ehm, denso eh, e fono assorbe tantissimo, il classico, ehm, come dire, ehm, duplex o, o combo come diciamo così, ehm, terminale omologato e centrale diretto. <coughs> Praticamente non, non crea quasi nessuna differenza, silenzia talmente tanto che se appena c'è un silenziatore posteriore mh, si ottiene un risultato abbastanza modesto. Quindi abbiamo fatto ehm, sbagliando chiaramente, anche noi facciamo delle prove. Abbiamo visto che abbiamo dovuto correggere il tiro sulle macchine che hanno l'OPF. Dobbiamo fare un tutto tubo, quindi togliere il centrale e mettere un terminale tutto tubo. In questo modo si ottiene un sound decente e, e di soddisfazione. Rito questo da un punto di vista teorico, ritornando al discorso di prima, l'errore è stato fatto appunto togliendo OPF e FAP e facendo un tutto tubo fino in fondo. L'unico pezzo che era rimasto era questo. Non vi dico il rumore che faceva questa macchina, c'è cioè una roba veramente imbarazzante. Adesso, se riusciamo a. Insertare nel video quello che era il rumore precedente vi renderete conto che è assolutamente ingestibile, cioè vi fermano al primo angolo della strada e vi stracciano il libretto di circolazione. La prima cosa che abbiamo dovuto fare è mettere a posto il sound, quindi abbiamo tolto via quel silenziatore diretto e in questo caso abbiamo montato un silenziatore sportivo omologato quindi adesso abbiamo due silenziatori quindi abbiamo lo sportivo omologato sul posteriore il centrale che è quello di serie dopo tiriamo giù la macchina e vi facciamo sentire la differenza la macchina fa sempre rumore ma è completamente cambiata adesso da un punto di vista di sound l'abbiamo messa a posto sì. Quello che dovremmo fare è andare quantomeno a sistemare il discorso dell'OPF perché chi ha fatto il lavoro prima l'ha fatto meccanicamente ma non l'ha seguito da un punto di vista elettronico, per cui ci sono accese la spia motore e la spia dell'OPF, quindi una macchina che assolutamente non può andare in giro in questa maniera, quindi bisognerà entrare in centralina, noi optiamo per rimettere sul catalizzatore metallico, se proprio, proprio il cliente vuole... Eh, togliere l'OPF bisognerà tramite elettronica andare a disattivare i cicli di pulizia in maniera tale che si spengono tutte e due le spie. La macchina non va più protezione. A questo punto, il sound è stato rimesso a posto. In questa maniera abbiamo risistemato un lavoro che da un punto di vista teorico era completamente sbagliato, cioè non, non c'era una cosa che andasse giusta. Ripeto, ehm, non perché noi siamo dei geni, ci cioè, tanti, sono tante altre officine anche molto più brave di noi, però insomma, 35 anni di esperienza, qualcosina abbiamo capito, alla fine la tipologia di lavoro sono sempre abbastanza analoghe e su cose di questo genere è difficile sbagliare. Cioè, e purtroppo ne vediamo spesso, non è la prima macchina che ci capita dove, appunto, ci arrivano vetture con spie motore accese, ma tutte per colpa di lavori tecnici e meccanici sbagliati all'inizio. Quindi, io direi che per questa puntata è tutto, eh, vi invito come al solito a consultare il sito www.9000giri.it nell'archivio elaborazioni, troverete più di 3500 schede vettura e inseriremo anche questa con il relativo video, mi potete contattare telefonicamente anche per un consiglio, una roba di questo genere, mi chiamate vi dico no, quella roba lì non fatela, tanto per fare un esempio, eh, 027383175, io lo sono sempre in sede tutta la settimana da lunedì a venerdì. Cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Alla prossima, un saluto.